Siamo con Chiara Braga, Presidente dei Deputati del Partito Democratico. Questa mattina ha interrogato il Governo su due manifestazioni di stampo neofascista che si sono tenute il 28 aprile in provincia di Como. Cosa ne pensa della risposta che ha ricevuto? Intanto è stata una risposta burocratica, peraltro data da un esponente del Ministero delle Imprese, a dimostrazione di quanto ci sia forse una difficoltà per alcuni ministeri, quelli a cui erano rivolta all'interno della giustizia, a rispondere su questi temi. Abbiamo preso atto del fatto che sono state fatte le identificazioni e anche che sono stati appunto avviate delle notizie di reato per alcuni di questi neofascisti che hanno sfregiato quel territorio con quella manifestazione. Credo che ci debba essere un'attenzione maggiore nel vietare queste manifestazioni a fronte della ripetuta violazione delle prescrizioni che erano state date per lo svolgimento. E penso che ci sia da alzare il livello di attenzione, perché stiamo registrando un aumento di questi casi e forse anche una certa tolleranza eccessiva da parte di questo governo. Voi insistete molto sul valore dell'antifascismo. Sono 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti e il 30 maggio ricorreranno un secolo da quel famoso discorso alla Camera del deputato socialista, cui poi sarebbe seguito qualche giorno dopo gravemente l'uccisione. Insomma, un evento simbolico ma anche attuale. Sì, un evento che verrà ricordato proprio qui alla Camera dei Deputati, che ovviamente è un omaggio dovuto alla figura, credo, del primo e più fiero oppositore del fascismo, che ha pagato con la sua vita proprio la denuncia fatta nelle aule parlamentari di quello che era il fascismo, della violenza, della sopraffazione, di quello che poi ne è generato, come sappiamo. Ma credo anche un richiamo a tutte le forze politiche democratiche a alzare il livello di attenzione, contrastare i tentativi striscianti di evocazione e di manifestazioni come quelle che si sono svolte a Ongo qualche settimana fa, che guardano e vogliono riproporre disvalori che nulla hanno a che fare con la nostra Costituzione nata dalla lotta di liberazione.